ma raga, cosa state facendo? Cioè, palleggiate in un campo da calcio? Greg, anche te ti sei unito? Ah, beh. Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Z. Oggi andremo a conoscere insieme i giovani atleti della società Villa San Martino Calcio 1970. Siete pronti per questa avventura? Allora seguitemi. Ora siamo in compagnia di? Francesco. Tartaglia. Francesco, anche tu giochi a calcio, in che categoria? In promozione. In promozione. Che cosa significa giocare in promozione per i nostri ospiti? Io ho sempre giocato in questa squadra, quindi per me è importante, diciamo, giocare qui. Sono sempre cresciuto qui, quindi non ho mai cambiato squadra oltre mai a questa. Mai cambiato società. Mai cambiato squadra, quindi sono anche orgoglioso, diciamo. Quindi i compagni, diciamo, siete cresciuti insieme da quando eravate piccoli? Beh, adesso... con molti sono cresciuti insieme, poi una volta arrivato in prima squadra sono cambiati. Anche a seconda, sì, diciamo, delle prestazioni? Anche perché trovi anche gente più grande, quindi è normale che... Gente più grande fino a che età? Fino a 38 anni oggi il più grande. Quindi c'è anche un buon lavoro, diciamo, di collaborazione, relazione? Sì, dai, diciamo di sì. L'ambiente che si respira nella vostra società qual è? Generalmente un buon ambiente. Dopo ultimamente non siamo messi benissimo, quindi è normale che si respira un po' una brutta aria in questo periodo, però. Perché? Cosa sta succedendo? Se vuoi raccontarci. Siamo dentro i play-out, che è zona retrocessione, diciamo. E quindi qual è il giusto, diciamo, metodo per affrontare questa sfida? Spirito di squadra, unirci tutti, collaborare e venirne fuori da questa situazione. Tu quanti anni hai? 19. 19, quindi finito le superiori? O io sei... sto lavorando. Ah, stai lavorando, sì. Ok. Quindi, diciamo, hai abbandonato gli studi. Sì. È semplice cercare di trovare, diciamo, il giusto tempo per lo sport, la famiglia e il lavoro? Beh, un giusto sì, equilibrio. È semplice perché io tendenzialmente, come stacco da lavoro alle 6, vengo qua al campo, quindi per me quindi non incide niente. Quindi hai trovato la tua routine? Sì, mi alzo la mattina, vado a lavorare, posa pranzo, rilavoro e vengo al campo principalmente. E poi vieni qua, certo. Diciamo che è anche un po' una valvola di svago, no? Sì, sì, certo. Nella società nel 2023 invece come ti trovi? Alti e bassi, non saprei precisamente in due parole descriverti. Non sapresti neanche scegliere se nascere prima, dopo, adesso? Ti trovi bene? Mi trovo bene, dai. Tendenzialmente mi trovo bene. Qualche difetto lo troviamo? Sì, i ragazzini di oggi che stanno crescendo un po' male, secondo me. Quindi tu quelli dici le nuove generazioni? Le nuove generazioni. Lo sport è tutto nella tua vita o hai anche altre hobby, passioni? Ho anche altre hobby. Dedico un sacco di tempo agli amici. E poi mi piace anche tipo giocare a basket d'estate, il mare lo adoro, e suono la chitarra nel tempo libero, varie cose. Come mai nella scelta basket-calcio ha prevalso il calcio questa volta? Beh, non ho mai iniziato basket, semplicemente gioco così perché ho il campetto vicino casa. Quindi giusto, un'altra passione, sì, che hai, un altro hobby. Hai citato la musica e hai detto che suoni la chitarra. Sì. Che ruolo ha la musica nella tua routine pre-allenamento? Ma accompagna spesso, diciamo, principalmente l'ascolto dal telefono, da Spotify, però ogni tanto quando mi viene voglia di suonare prendo la chitarra e suono. Solo la chitarra suoni? O anche la batteria, però non la suono più. E invece no, proprio per lo sport, in che momento? Prima della partita, dopo prima la della partita? Prima della partita e no, dopo la partita no. No, solo prima per caricarti? Sì, soltanto prima, sì, diciamo, per caricare. Ok. Dai, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi. Oggi siamo in compagnia di uno degli attaccanti dell'Under 17 del Villa San Martino, giusto? Sì, sì, sì. Cosa significa essere attaccante? Dillo un attimo ai nostri telespettatori. È un ruolo dove bisogna correre molto e bisogna puntare sempre a fare gol e a giocare per la squadra, a sacrificarsi e prendersi la squadra sulle spalle. È un ruolo molto importante, un po' come giusto, tutti gli altri, però per me personalmente è molto importante. E da quanto tempo più o meno giochi con questo ruolo? Io stanno 10 anni che gioco attaccante, qua al Villa sempre. Sempre al Villa hai giocato? Sì. Sì, sì. Quindi anche tu sei nato qui, sei ancora qui, cresci qui. Com'è l'ambiente che si respira in questa società? È bello, adesso ormai è come se fosse una famiglia, mi trovo sempre a casa. E poi adesso sto facendo nuove esperienze anche con la Juniores. Certo. E mi trovo bene molto anche con loro. E no, è bello, è bello. Sei giovane, immagino che tu faccia ancora i superiori, giusto? Sì, 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 sì. Che cosa fai?
Io a scuola vado al Bramante, a ragioneria. E... com'è conciliare sport, scuola, amicizie? È difficile o hai trovato il tuo equilibrio? A livello di orari riesco a fare tutto, però con la scuola sono un pochino più carente, diciamo, sì, che col calcio, e mi concentro di più sul calcio. Quindi ambizioni per il futuro, che cos'hai? Solo il calcio o per adesso studi... solo il calcio. Per adesso solo il calcio. Ti piacerebbe che diventasse anche una tua passione? Sì. Cioè, sì, lavoro, scusami. Lavoro, sì, sì, lavoro. Sì. E hai già pensato magari, non so, qualche società in cui ti piacerebbe andare? Magari ti vorresti proporre? Per adesso no, perché comunque sono ancora giovane, quindi devo decidere col tempo e poi vediamo. Vediamo. Sì, si vede dopo. E la musica nella tua routine da atleta che ruolo ha? E allora, solitamente ascolto una playlist di canzoni, diciamo, che mi possono motivare, caricare prima della partita. E l'ascolto sempre prima di venire al campo e poi se siamo in trasferta anche durante il viaggio, così. E nella società mi hai detto che comunque ti trovi bene con i compagni. Sì, sì, sì. E uscite anche fra di voi, fuori dall'ambiente sportivo, non so, tipo sabato sera vi ritrovate? Sì, con la mia squadra esco tutti i giorni. Quando possiamo usciamo sempre insieme. Quindi diciamo che i tuoi compagni di squadra sono anche gli amici della vita? Sì, sì, perché ormai ci conosciamo da un bel po' di tempo. È quasi, diciamo, banale, no, questa relazione, sì, che e anche il clima che si viene a creare. Sì, sì, sì. È questo alla fine. Un consiglio, siccome sei giovane rispetto anche agli altri che abbiamo intervistato, cioè qualche anno più giovane, se dovessi dare un consiglio ai giovani ragazzi che vogliono iniziare questo sport, che cosa gli diresti? Dillo a loro. Di non mollare mai, se si inizia questo percorso bisogna finirlo. E sempre se si ha una passione profonda, come la mia, e basta. E anche divertitevi. E anche ovviamente di divertirsi. Beh, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi. Abbiamo un grandissimo settore giovanile dove lavorano degli allenatori, dei genitori che ci danno da mano, perché oggi come oggi senza di loro facciamo anche fatica. Magari molte volte i genitori un po' invadenti, ma abbiamo, diciamo... Però fanno la loro parte. Fanno la loro parte, certo, ci danno una grossa mano, certo, anche nei trasporti, i giocatori. Certo. Diciamo, ci danno veramente una grandissima mano, perché è difficile anche trovare il dirigente, trovare queste persone pure come Massimo, che occupa molto di questo tempo per la squadra, viene in trasferta, viene il pulmino, e quindi è difficile trovare queste persone. È difficile, noi come società ringraziamo queste persone che ci danno la mano tutti i giorni, quindi come Villa San Martino, che siamo, diciamo, la società tra le più vecchie di Pesaro, e quindi diciamo che siamo contenti del nostro lavoro, via. Del nostro operato. Se dovessimo dare quindi un consiglio ai giovani atleti che si cimentano negli sport come il calcio, ma come in tutti gli altri, è quello di dare comunque il massimo, il 100%, cioè non è una cosa tanto così per fare, non ma per fare. Se metterci ci si menta... Metterci la passione, certo, metterci la passione, innanzitutto quello. Perché noi dirigenti, allenatori... perché noi ce la mettiamo. Ce la mettiamo tanto, guarda. Tempo, passione. Esatto. Esatto. Noi facciamo tutto proprio alla luce del sole, senza tante... Noi ci siamo dietro più che altro i ragazzi. Guarda, io quando vedo il sorriso ai ragazzi... Certo, per me è il massimo. Certo. Siamo molto contenti della nostra società, del nostro lavoro. Quando sono contenti loro, siamo contenti noi. È bello comunque vedere queste persone, no, che ci credono, e soprattutto anche nel mondo delle nuove generazioni, è importante. Certo, certo, perché bisogna stare molto dietro a questi ragazzi. Ne hanno bisogno, ne hanno bisogno. Anche in questo periodo, poi anche dopo il Covid. Dopo il Covid. Insomma, dai, ci stiamo dietro e speriamo di fare un ottimo Siamo ripartiti, lavoro. Via. Siamo in compagnia di? Gregorio Maria Guerra. Gregorio, siamo in un campo da calcio, raccontaci un po' come è nata questa tua passione. Allora, io ho iniziato fin da piccolo qui al Villa San Martino, da 5-6 anni, e fino ad adesso, e quindi è già parecchio, più di 10 anni che gioco qui a Villa San Martino. E hai iniziato subito qui e poi hai continuato sempre a Villa San Martino? Sì, sì. Ah, quindi diciamo sei cresciuto anche con i tuoi compagni di squadra. Un veterano ormai, quindi... Mi piace molto perché sono arrivato fino in juniores e poi anche a fare qualche allenamento in prima squadra, quindi ho coronato un sogno
un sogno di restare sempre nella stessa società, sì. Qual è il clima che si respira in questa società? Bello, molto bello. Io quando arrivo saluto a tutti i dirigenti, conosco tutti oramai, quindi sono ambientato bene. Certo. Da subito mi hanno... è stato semplice ambientarsi perché è brava gente, quindi sono stato sempre bene qui, anche con tutti i mister, tutti. E infatti qual è il rapporto che hai con i mister? Allora, con i mister ho sempre avuto un bel rapporto perché non sono uno scontroso e quindi non... Ti trovi bene, diciamo. Sì, non do fastidio ai mister. E anche loro sono stati sempre molto bravi nei miei confronti e poi bene o male ho sempre giocato, quindi non ho mai avuto problemi. Certo, se dovessi descrivere che cos'è lo sport per te in tre parole, cosa mi diresti? Allora, tre parole... Tre parole, pensaci. Passione, sacrificio e bellezza. Bellezza. Perché, sì, perché io quando vengo a giocare mi diverto proprio, cioè non riuscirei a star senza giocare a calcio. E poi anche un gol se lo devi costruire bene deve essere bello, no? Sì, sì, sì. Come diceva un tuo amico prima, diceva estro, capito? Nel pensare il gol. Sì. Ascolta, quanti anni hai tu? Io 18. 18, quindi sei ancora alle superiori? Sì, quinto anno. Sono in quinto. Vivi un po' di ansia per la maturità o proprio vai tranquillo? Un pelo sì, ma per ora sono tranquillo, quindi me la vivo. Arriverà più avanti? Sì, arriverà, arriverà. Programmi per il futuro? Andare all'università, si spera. E... da qualche parte ancora devo vedere. Manca un mese. Di fare esami, sì, di sorta. Può darsi Roma, probabilmente. Roma. Ma facoltà hai già in mente? Economia, più su quel generale lì. E il calcio che fine farà in tutto questo? Allora, se riuscirò, troverò una squadretta a Roma, dove andrò, nel paese dove andrò, troverò una squadretta di basso livello, certo, per tenermi allenato e andare comunque. Se no, alla peggio lo abbandoniamo. Speriamo di no, dai. Ascolta, nella società del 2023 invece come ti trovi? Come ti sembra la generazione Z, tanto è di questo che si occupa il nostro programma? Come sono i ragazzi al giorno d'oggi? Allora, i ragazzi, almeno dove vado io a scuola e che frequento io, è brava gente, perché cerco di stare con gente brava, mi sono sempre trovato compagnie buone, certo, e bravi amici, quindi si sta bene. Anche gli altri sono bravi, gli altri ragazzi. Certo. Tutto bene, dai. Quindi diciamo non sì, trovi nessun difetto, sì, ti trovi bene. Beh, i difetti forse posto. Il vestiario dei più piccoli che fanno un vestiario. Po' i gangster in giro. Delle nuove generazioni. Sì, sì, sono... Se no, dalla nostra generazione ancora si sente bravo, dai. Secondo una ricerca prodotta da Spotify, la musica è una componente fondamentale nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. Per te che sei uno sportivo, sì, che cos'è per te la musica? Molto. Io quando vado in trasferta, soprattutto alle partite, ascolto molta musica e cerco di ascoltare musica che mi carica. Certo, prima di una partita? Prima della partita, sì, ovviamente. E dopo? L'ascolti? Anche nel ritorno, sì, musica un po' più rilassante per il ritorno, diciamo, per il viaggio di ritorno. All'andata più che carica per la partita. Certo, e poi mentre sei in campo, tipo quando fai lo stretching così, ah, ascolti? Sì, riscaldamento, se nel campo ci sono delle casse, mettiamo la musica, cioè in casa scegliamo noi magari le musiche che ci piacciono, certo, di più, mentre in trasferta scelgono gli avversari oppure magari non ci sono le casse quindi non si possono ascoltare. Beh, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi. Oh, ma allora proprio non avete capito, giocate anche a pallavolo adesso? Guardate come si fa. Siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Allora, abbiamo conosciuto meglio insieme i ragazzi di questa società. Che dire, noi ci vediamo alla prossima puntata. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto. Vi aspetto.